Ciao a tutti e a tutte le amiche dell'architettura sostenibile. Oggi sono in cantiere e vediamo come sono proseguiti i lavori questa settimana di questa nuova casa in paglia a due piani ad alte prestazioni. Partiamo con il nostro viaggio dentro al garage, che è questo qui. Garage costruito sempre in legno. Questo è un tetto piano in legno, dove qui ovviamente c'è il più spazio per l'autorimessa. Qui entriamo nella casa. La settimana scorsa abbiamo visto che era posato il solaio del piano primo, invece oggi vediamo che è stato posato il soffitto della zona giorno, che guarda con questi due grandi finestre verso la collina lì, la piscina, e qui faremo il porticato. Qui si vede la zona giorno, poi la scala in legno che va su alla zona notte. L'abbiamo una prima camera, in fondo lì il bagno e la lavanderia là sulla sinistra, e qui guardate che bellissima luminosità, che bella luce che entra da queste due grandi finestre scorrevoli di questa casa. E qui abbiamo una finestra molto grande, orizzontale, per dare luce alla cucina, che sarà qui con un'isola in questa posizione. Ora andiamo a provare la scala, una scala molto resistente, fatta in legno, eccolo qua, legno, la struttura tutta in legno, come anche le travi, tutte le travi in legno, tutti i muri sono fatti in legno, tutta la struttura praticamente è fatta in legno. Sentiamo quanto è solida una parete di legno e paglia. Dite, questo è il pannello strutturale, eccolo qui, da 1,09 cm. E dentro qui c'è la paglia col telaio strutturale. Facciamo la scala, andiamo su al solaio del piano primo, sempre realizzato in legno. Andiamo alla scala, è completamente ferma. Guardate che bella questa trave qui. Questa trave è dimensionata appunto per tenere il peso proprio e il peso di questa parete qui, col colmo della copertura. Qui l'ingegnere è stato molto bravo a risolvere questo taglio. C'è un buonissimo profumo di legno adesso. Qui siamo invece nella zona notte. Qui ci sarà un secondo soggiorno, qua zona TV, e due camere da letto più il bagno là in fondo. E questo è il grezzo del soffitto, dove vedete ci sono i cassoni in legno con dentro le balle di paglia, e nel giro di una settimana è stato fatto tutto questo lavoro qui, e la carpenteria è riuscita a rendere in sicurezza tutto l'involucro, cioè coprendolo completamente. I prossimi lavori saranno tutti i fissaggi strutturali alle pareti, tutte qua le piastre metalliche. Cominceremo a posare i falsi telai ai serramenti in base al tipo di serramento, e l'ulteriore cosa che faremo è quella di predisporre l'intonaco all'esterno in calce, in modo da poter smontare i ponteggi e poter proseguire poi con i lavori all'interno, che sono i soliti lavori di finitura, perciò massetti, impianti, tramezze interne, tutta quelle cose che riguardano le parti più interne alla casa di finitura. Ecco, questa, come vediamo, è ancora il soggiorno, e vi lascio da questa bellissima vista alle mie spalle qui da Bergamo, e ci vediamo nel prossimo cantiere. Ricordo sempre che la tua casa naturale in legno e paglia è edificidipagliaitalia.com. Io sono Nicola Preti. Ciao!